Nel confronto con il comunismo, il cristianesimo ha svolto il suo ruolo attingendo alla sua stessa sorgente, cioè alla vittoria di Cristo sul male. Questo vuol dire che la forza dei cristiani non era la mera negazione dell'ideologia imposta. Nella forza dei martiri si è manifestata la forza originale della fede. A partire da questa forza il cristianesimo ispirava la speranza, rafforzava la consapevolezza della dignità dell'uomo e dei diritti umani, ha confutato il carattere assoluto dell'ideologia comunista con argomenti, ha anche assicurato il senso d'appartenenza alla comunità di valori che costituiscono la forza unificatrice del continente europeo, nonostante questa immagine così, difficile presentata e presente anche nelle relazioni prima di me e presentata nella relazione di stamattina. Nonostante tutto, dobbiamo affermare che per noi in Europa orientale il cristianesimo era il vettore di quei valori comuni del continente europeo. Il cristianesimo è stato la voce di chi era privato di elementari diritti, forza dei martiri e dei confessori. Esso ha difeso la libertà e la giustizia, anzi ha donato la libertà di perdonare ai nemici, di rinunciare alla vendetta, di donare la propria vita per gli altri. In questo senso operava la liberazione molto prima ancora che i prigionieri hanno potuto uscire dall'arcipelago Gulag. Lo faceva dentro, come lo testimonia lo straordinario racconto di Solženicyn, una giornata di Ivan Denisovich. Non c'è alcun dubbio.